Salve, in questo video vi parlo di personalizzazione di Unity, quindi siamo su Ubuntu. Questo è come vedete, è caratteristico Unity, c'è la barra, il launcher con i preferiti in verticale, qua, in questa barra di qua. E quindi parliamo di personalizzazione. La personalizzazione si può fare con dei programmi specifici. E in questo caso può essere Ubuntu Tweak, come può essere, si può utilizzare anche MyUnity. Ora c'è un altro programma che fa appunto questa personalizzazione, si chiama Unsettings. L'ho installato tramite terminale e vi faccio vedere i comandi per installare questo programma. Allora andiamo sulle righe di comando, che sono queste. C'è la prima riga di comando, sono sempre tre righe di solito per installare un programma. In questo caso c'è il sudo add apt repository ppa slash testing come prima riga. Date invio, poi dovete digitare sudo apt-get update. Come ultima riga c'è l'installazione sudo apt-get install unset. Quindi dopo aver fatto questo lavoro che qua da terminale risulta installato il programma e questa è l'icona del programma che vi ho messo in questione in questo filmato. Lo apriamo, come vedete qua c'è la dicitura unsettings. Il difetto di questo programma è praticamente che è in inglese, quindi dovete interpretare quello che c'è scritto in inglese. Però come vedete l'interfaccia grafica è semplice, però questo praticamente non limita la potenza di questo programma che senza problemi vi cambia l'impostazione di Unity. Quindi vi cambia gli effetti, la grandezza del launcher e così via, pochissimi istanti, senza dare problema a questo sistema operativo che praticamente non si impalla il sistema operativo come succede certe volte con Ubuntu Tweak. Quindi vi faccio vedere alcune caratteristiche, qua io l'ho visto prima ma per pochissimo perché l'ho installato da poco. Come vedete c'è qua si parla del launcher, quindi look, quindi la visibilità del launcher, quindi c'è la grandezza delle icone, quindi potete praticamente diminuire la grandezza. In questo caso siamo sul 48, possiamo diminuire, magari portiamo su 38, scusate la voce. E poi si clicca qua su applicare le nuove, diciamo, impostazioni. Facciamo così, clicchiamo. Come vedete il launcher, le icone si sono rimpicciolite, sono praticamente ridimensionate al 38 come misura. Dopodiché vabbè, c'è anche l'opacità qua, come vedete c'è il 67 come opacità e potete variare l'opacità come volete. Vabbè, facciamo anche questo test, li facciamo meno opachi. Anzi più opache, scusate, li facciamo più opache perché andiamo a 1 e applichiamo le nuove impostazioni. Ora in questo momento le sta applicando, poi come vedete ora dice sono state applicate, quindi come vedete l'opacità è aumentata. Rifacciamo di nuovo lo stesso lavoro, diminuiamo l'opacità, lo portiamo a 62. Ecco, come vedete lo sta applicando, è diventato già più trasparente come launcher, vedete, la barra è più trasparente. Poi qua vediamo, ci sono altre cose, visibilità, qua c'è always, quindi significa sempre, la possiamo fare che praticamente scompare la barra, ecco come vedete è scomparsa la barra. Quindi le applicazioni vengono subito messe, diciamo, in moto, quindi si cambia istantaneamente la cosa. Poi potete sempre ritornare indietro o ritornare all'applicazione. Praticamente come vedete c'è
si può ritornare indietro, diciamo, se uno ci ripensa e ritorna all'impostazione di prima. Dunque, qua siamo, allora abbiamo visto il launcher, lo riportiamo dove era prima, quindi sempre con la visibilità. Poi qua ci sono altre cose, animazione, insomma, non mi dilungo in queste cose. Poi passiamo alla dash qua. Dunque, potete far vedere le visualizzazioni recenti nella dash praticamente, quindi potete mettere on come potete mettere off, oppure far vedere tutti i file, quindi anche qua c'è il tasto on off. Andiamo ad altre cose. Dunque, pannello opacità, questo è il pannello superiore che si vede qua nel filmato. Mettiamo praticamente a 52. Vediamo, come vedete il pannello è diventato più, diciamo, è andato più in trasparenza, quindi come vedete al 52, diciamo 50% di trasparenza. Dunque, rename, show name, qua vi parla della batteria, l'icona della batteria, potete cambiare anche impostazioni qua. Andiamo ad un'altra cosa, dunque far vedere il Bluetooth, l'indicatore del Bluetooth. Quello dell'audio qua, sound indicator, quindi sempre un off in questo caso. Poi c'è qua ovviamente la scritta, diciamo, la dicitura, diciamo, delle finestre, che possono essere Sans oppure Comic Sans, Arial e così via. Windows, cambiare, diciamo, il menu globale, quindi sempre on off come impostazioni. Il desktop per far vedere, diciamo, la cartella home, in questo caso è off. La facciamo on, dobbiamo applicare le impostazioni che abbiamo fatto e come vedete si vede la cartella home qua. Web apps, questo è importante perché potete disabilitare in un colpo solo tutte le web apps, quindi YouTube, Facebook, Amazon, quindi disabilitate queste icone di collegamento, appunto, questa apps. Poi c'è qua theme, quindi praticamente c'è ambiance, quindi potete fare monodark, insomma, cambiare un po' il tema, il GTK qua, e le icone e così via. Come avete visto è un programma semplice semplice, diciamo apparentemente semplice, però ha una potenzialità enorme, diciamo, e cambia istantaneamente. Io uso abitualmente Ubuntu Tweak, però Ubuntu Tweak in certi casi ha bisogno del riavvio per poter fare i cambiamenti che uno ha attuato in quel momento. Invece, come vedete, in questo caso si fa tutto in modo istantaneo, quindi funziona benissimo. Da premettere che questo è praticamente è un programma che è, diciamo, ancora in fase di sviluppo. È il programma che vedete è il 0.08, quindi praticamente questa versione 0.08 ed è ancora in fase, diciamo, di miglioramento. Quindi, come vedete, non essendo, diciamo, una versione proprio, diciamo, finale, che cosa, si tratta anche di un programma in fase di sperimentazione, funziona benissimo, insomma. Quindi, ripeto, si installa tramite terminale. Come vedete funziona alla grande, insomma, funziona benissimo. Dopo di questo vi devo salutare, perché il video non ho più niente da dire nel video, questo era quello che volevo farvi vedere. Chiudiamo qua il programma e ci vediamo al prossimo video in cui in cui posso fare delle nuove.
visualizzazione di diciamo, novità che trovo in rete o che trovo su pubblicazioni e cose varie, insomma, sempre per quanto riguarda il mondo Linux, in cui Ubuntu la fa da padrone. Comunque, siamo sempre là, siamo sul Linux, va bene? Al prossimo video da Salvatore, un saluto a tutti.